Io volevo proprio partire cercando di rapportarmi con ciò che è stato detto da Beppo e da Raul precedentemente, e cercando di prendere come punto di vista quello che possiamo definire il movimento anti-austerity che si è dato in Italia, quindi nel ciclo, diciamo, 2009-2011. Diciamo, c'è una lieve diacronia poi rispetto al movimento che si è dato in Spagna, per esempio, in altre parti d'Europa. Io credo che al di là delle giuste differenze ci sia comunque proprio ciò che veniva sottolineato prima, che rappresenta una sorta di bagaglio comune, un lessico condiviso a livello transnazionale, che è quello ovviamente di opposizione alle misure di austerità, a questa nuova dottrina religiosa, teologica che l'Europa ha adottato, ma c'è stato soprattutto anche, diciamo, il rifiuto da parte di una generazione di non veder più rispettato nemmeno quel patto biopolitico, quindi post-fordista, che no, non aveva mai funzionato, ma aveva iniziato comunque a tremare proprio con il governo della crisi. Sicuramente le nostre generazioni non hanno mai potuto godere dei diritti e del tipo di previdenza sociale che il patto fordista aveva messo in campo, diciamo, dagli anni 50 in avanti. Però anche questo patto biopolitico è completamente saltato e qua in Italia l'abbiamo visto con la dismissione del sistema universitario, che pure era stato una conquista del ciclo di lotte, soprattutto nel 68. E per quanto, come diceva Beppo, in Brasile diciamo, le lotte si siano sviluppate proprio nel punto di sviluppo più alto del capitalismo, come per riprendere un po' una concezione operaista. E per quanto quindi, diciamo, l'austerità sia arrivata più tardi, allo stesso tempo mi ricordo proprio durante un'intervista che abbiamo fatto con Global Project che dicevi che i protagonisti dei movimenti brasiliani erano in un certo senso i figli migliori dell'ulismo. E per quanto, diciamo, sotto un paradigma diverso, anche in Italia possiamo dire che coloro che hanno partecipato attivamente a questo ciclo di movimenti anti-austerity sono stati i figli migliori di quello sviluppo che c'è stato negli anni immediatamente precedenti allo scoppio della crisi. Uno dei grandi meriti, diciamo, di tutto il bagaglio culturale, politico e sociale che hanno portato i movimenti in Europa è stato quello di evidenziare i meccanismi di governance all'interno dell'Europa, a più di 10 anni dalla firma del Trattato di Maastricht. E questo ovviamente è stato ripreso anche dalle esperienze, diciamo, di verticalizzazione e di ibrido tra istituzioni e movimento, tra partito e movimento, che abbiamo visto in opera soprattutto nell'ultimo anno tra, in particolare, Spagna e Grecia. Prima di, diciamo, approfondire rapidamente questo aspetto, volevo un attimo soffermarmi su cosa significa l'Unione Europea e cosa significa poter aspirare alla trasformazione dello stato di cose esistenti in Europa. E brevemente, abbiamo come cultura politica il concetto di impero per descrivere quelli che sono i processi globali. Io credo che l'Europa possa essere paragonata a una sorta di impero, a una sorta di impero medievale che ovviamente diciamo, ha delle similitudini con il concetto di impero medievale, ma che ha anche tutte le sue differenze. È un impero perché? Perché ha sicuramente un centro del potere, è un centro che non ha unitarietà, nel senso che abbiamo diverse istituzioni che sono protagoniste della decisione in Europa: Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Bundestag in Germania. Ha di conseguenza diversi centri geografici e fisici che non sono concentrati in un unico luogo, Bruxelles, Berlino, Francoforte. E per quanto questa corte sia, diciamo, non omogenea e differenziata al suo interno, i territori all'esterno di questo centro di potere sono effettivamente delle contee. Sono effettivamente dei territori che godono di un certo tratto di autonomia, ma che tuttavia devono sempre rispondere alla trasmissione del comando che viene dal centro. E più questi territori si distanziano geograficamente dal centro, più non casualmente
questi territori sono anche quelli più subalterni, soprattutto andando verso il lato mediterraneo, il sud Europa. E questo lo si vede con il dispositivo del governo del debito. Governo del debito, quindi dottrina del pareggio di bilancio, del rigore, in quanto tutti quei paesi che non riescono ad adempiere al rispetto del deficit di bilancio, al rispetto del PIL, sono anche quei paesi che vengono in un certo modo estromessi dalla decisione all'interno anche di quegli organi sedicenti collegiali dell'Unione Europea. Non ne sono inclusi, però non hanno un peso specifico che permette loro di poter trovare un certo tipo di direzione alternativa a quella che è la governance mainstream. E sono anche quei paesi in cui la politica di austerità è stata più brutale e si è abbattuta con molta più forza a causa delle imposizioni che venivano dalla Banca Centrale Europea, dalla Commissione Europea e ovviamente dalla Merkel. Prima si parlava del ruolo dello Stato-nazione, e gode di una certa autonomia, appunto come i territori medievali, ma gode di una certa autonomia per tre cose principalmente, cioè la traduzione nei propri ordinamenti giuridici, di quelli della lex mercatoria o di quell'autonomia dei mercati finanziari che cerca di trasformare in un certo modo la vita politica e sociale, gode di un'autonomia per quanto riguarda il controllo dei propri confini e nel monopolio della forza, perché gli eserciti e le polizie ovviamente rispondono ancora agli stati-nazione. Tutto il resto, abbiamo visto l'anno scorso, giusto per fare un esempio, la velleità con cui Renzi ha provato dall'Italia a portare avanti una sorta di addolcimento dell'austerità e del rigore dei falchi dell'ordo liberalismo. Non ci è riuscito e ha semplicemente mostrato qualsiasi tipo di impossibilità di un ritorno ad una ragion di Stato nell'epoca della governance, l'impossibilità di un ritorno di un governismo appunto nell'era della governance post-democratica. E io credo che questa norma del debito sia estremamente importante da capire, perché permette all'Europa di essere uno spazio disomogeneo dal punto di vista del potere e del rapporto di forza politico e dal punto di vista ovviamente economico e sociale. Permette cioè di sviluppare quella competizione all'interno dello spazio del mercato europeo che in primis serve a quei paesi del nord, in particolare alla Germania, per riterritorializzare tutti gli interessi speculativi che applica sugli altri paesi, soprattutto del sud Europa, in maniera del tutto neocoloniale. Io credo che non ci sia niente di più evidente nel guardare poi quali sono gli istituti di credito e quelle multinazionali che godono in questo momento della firma del terzo memorandum in Grecia dopo il 13 di luglio, per non parlare poi delle dichiarazioni che ha fatto lo stesso Schäuble rispetto a fondi perduti a Bruxelles. E, appunto, un'Europa è a trazione tedesca ed è un'Europa che è fortemente orientata a militarizzare e a proteggere i propri confini per determinare un governo della mobilità esterna, oltre al governo della mobilità interna all'Unione Europea, perché appunto essendo un territorio disomogeneo ci sono poi da fare le giuste differenziazioni. Io credo sia utile, rispetto sia alla questione dei confini che alla questione dell'austerità, fare un riferimento a Gramsci, visto che è anche un riferimento teorico che molti attori politici, soprattutto in Spagna, hanno utilizzato. Allora, da un certo punto di vista, questa differenza tra nord e sud penso che possa in un certo modo essere analoga a ciò che Gramsci scriveva nella questione meridionale tra nord Italia e sud Italia. Abbiamo un nord a capitalismo molto avanzato che si regge attraverso la sua attività predatoria di quello che è il sud, in primis per poter determinare un aumento delle merci e quindi un'esportazione maggiore per i paesi del nord, da cui l'atteggiamento neomercantilista della Germania che punta tutto sull'esportazione, e dall'altra parte ovviamente per rendere questo sud povero e successivamente un fondo sul quale poter applicare la rendita parassitaria e il meccanismo stesso del debito privato. E questo è il motivo per cui Merkel, Juncker, Dijsselbloem
e tutta, diciamo, la leadership delle elite europee hanno solo, secondo me, esposto in maniera provocatoria la Grexit. La Grexit era una paura, era una sorta di fantasma, ma effettivamente non volevano portarla avanti perché sapevano che avrebbero potuto perdere un ulteriore terreno di accumulazione di capitale e di speculazione. E in secondo luogo, la strategia della governance europea neoliberale, sia sulla questione dei migranti che sulla questione dell'austerità, credo che si possa definire una vera e propria guerra di posizione e rivoluzione passiva. Perché guerra di posizione e rivoluzione passiva? Guerra di posizione perché loro puntano a una trasformazione molecolare, quindi a un diverso impiego del biopotere e del disciplinamento del lavoro vivo che agisce effettivamente nella quotidianità delle persone, portando a quella che Gramsci avrebbe chiamato una nuova antropologia. E questo lo fa proprio nel momento in cui succedono delle faglie nella trasmissione di questo comando che viene dal centro politico. Lo fa nel momento in cui c'è stato Loki greco e lo fa nel momento in cui ci sono i muri in Ungheria. Serve proprio per poter ricentralizzare e riomogeneizzare tutte le spinte centrifughe, sia dovute ai partiti di sinistra o ai populismi di sinistra, che ovviamente ai nazionalismi xenofobi di destra. E lo fa proprio grazie a uno dei dispositivi della rivoluzione passiva, che è l'inglobamento della posizione altrui, cioè il comprendere il fatto che esista un'antitesi a se stessi all'interno della propria strategia. Quindi Loki greco è diventato un'assunzione responsabile da parte della Grecia di voler rimanere all'interno dell'Unione Europea e di conseguenza il muro dell'Ungheria è diventato un modo per poter fare un restyling della faccia della Germania e dell'Europa dopo aver silenziato l'esperienza greca, per mostrare quei valori di umanità su cui si dovrebbe fondare almeno la Costituzione formale dell'Unione Europea, che derivano dalla Rivoluzione francese, dall'Illuminismo, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo però non prestare troppo il fianco alle posizioni nazionaliste, perché ovviamente la distinzione tra profughi di guerra e migranti economici serve proprio per dire accogliamo la forza lavoro per la Germania qualificata perché si appropria della mobilità dei siriani, che io poi posso mettere a valore, e dall'altra parte respingiamo coloro che invece metterebbero in crisi la stessa dottrina dell'austerità, perché procedere con un sistema di accoglienza degno e di conseguenza abolire Dublino ed estendere Schengen a tutti gli individui che vogliono arrivare in Europa significherebbe in primis rinunciare all'austerità. Non sarebbe possibile continuare a smantellare tutto quel sistema di welfare e di servizi pubblici. Quindi questa è un po' la strategia della governance a livello europeo. E io credo che la difficoltà dal punto di vista dei movimenti, ma anche delle nuove esperienze ibride tra partito e movimenti, sia stata proprio quella di non essere all'altezza di questo piano, di non comprendere quanto si muove sulla lunga durata, come diceva Raoul, lo sviluppo dei nuovi meccanismi di potere e di assoggettamento. Io non credo che Syriza, per quanto diciamo, più di Podemos l'abbia fatto, però né Syriza né Podemos abbiano posto la conquista del governo nazionale come una tattica all'interno di una strategia più complessiva. Io penso che loro abbiano come strategia la conquista del governo nazionale. Finché però non diventerà una tattica, cioè un passo utile all'interno di una strategia che deve essere necessariamente transnazionale, complessiva ed europea, rischieremo sempre di trovarci a questo settembre qua. Cioè, Syriza è stata rieletta, i movimenti si sono staccati però da quel meccanismo virtuoso che li legava al partito e fondamentalmente ci sarà l'applicazione di un terzo memorandum of understanding, quindi di una terza fase dell'austerità. E questo non l'ha capito nemmeno Orban, chiaramente, o la Le Pen, quindi tutti i nazionalismi europei, per fortuna. Io credo che dal punto di vista dei movimenti dobbiamo riuscire a capire quali possono essere i dispositivi organizzativi che ci permettano di confederare tutte le lotte e i microconflitti territoriali che abbiamo sviluppato in Italia e nel resto del continente, per fare in modo che ci sia effettivamente un terreno di accumulo
che riesca a delegittimare attraverso una nostra trasformazione molecolare che imprimiamo nelle forme di vita e che va sulla lunga durata, in maniera tale che il momento elettorale non sia un qualcosa di passeggero, ma ci sia sempre un posizionamento della moltitudine per sé, diremmo, la moltitudine appunto soggettivata, della moltitudine orientata, e che questo sulla lunga durata riesca a sradicare la nuova antropologia che invece ci viene imposta dalla governance neoliberale. E un'ultima cosa, giusto per sottolineare quello che stiamo vivendo adesso e per ricollegarmi a ciò che veniva detto rispetto alla figura della povertà, io credo che dal punto di vista teorico sia un nodo che va certamente analizzato per capire quali siano le nuove forme del lavoro e dell'estrattivismo contemporaneo. La terza fase di questa controrivoluzione dall'alto che stiamo vivendo si tratta proprio di questo. In Italia verrà approvata la legge di stabilità tra un mese e ci sarà lo sblocca Italia, e qui si parla proprio di espropriare delle risorse naturali e sociali su cui si è basata la riproduzione della vita stessa, tutto ciò che è rimasto illeso finora nei precedenti cicli di accumulazione, per cui intervento sul reddito individuale e familistico, che in Italia rimane una base sociale di protezione non indifferente, e tassazione regressiva e ovviamente espropriazione della sovranità territoriale in maniera tale che diventi terreno di accumulazione attraverso le grandi opere. Quindi il povero non va compreso come l'indigente, ma va compreso come l'espropriato, come il diseredato da un certo tipo di eredità europea, politica e sociale. E magari è proprio cercando di capire come le diverse forme di povertà e di espropriazione si danno oggi all'interno del contesto europeo che possiamo cercare di riorientarci per un'orizzontalizzazione delle istanze di movimento che riescono a ripoliticizzare quella società che negli ultimi anni, al di là poi dei casi particolari come in Grecia e Spagna, comunque nel resto d'Europa fatica ad attivare un percorso di organizzazione e massificazione delle istanze di conflitto.